Associazione delinquere, corruzione, abuso d'ufficio turbata, libertà degli incanti e falsità materiale commesso dal pubblico ufficiale. Sono queste le accuse rivolte a vario titolo a 33 persone, di cui 24 professori universitari, denunciati in stato di libertà. Tra gli indagati c'è anche Massimo Galli, il noto virologo e primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che a novembre andrà in pensione. Le accuse sono quelle di aver truccato i concorsi per favorire delle persone vicine ai membri delle commissioni giudicatrici. Oltre Galli, tra gli indagati ci sono docenti che insegnano in importanti università della provincia di Milano, Pavia, Torino, Roma e Palermo. Le indagini condotte dai carabinieri del NAS di Milano sono partite a marzo 2018. Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, sono state svolte tutte le perquisizioni. In particolare è stata richiesta la consegna di atti e documenti ed è stato emesso un decreto di esibizione di documentazione in originale che prevede anche l'acquisizione dei contenuti di 29 mail, tra quelle personali e quelle utilizzate negli atenei. Secondo quanto riferito a fanpage.it, le indagini sono partite da alcune segnalazioni ed esposti di coloro che rimanevano esclusi dai concorsi. I bandi, spiega il tenente colonnello dei NAS di Milano, Salvatore Pignatelli, erano profilati in base al curriculum vitae dei candidati e loro favoriti, così da poter inserire queste persone in punti strategici. In alcune circostanze si andava ben oltre i caratteri meritocratici, erano situazioni che limitavano la partecipazione di altri candidati.